che la mia difesa vuole avere. Ma perché vi dico questo prima di iniziare? Perché quello che vi dico io non è quello che forse diranno gli allenatori senior che i vostri ragazzi avranno. Quindi l'obiettivo è creare dei giocatori che abbiano la predisposizione ad essere allenati. Ok? Io uso una cosa, una parola. Che è consapevolezza. Ok? È banale, ma è fondamentale. Non tutti ce l'hanno, sempre meno. Ok? Complice tutto quello che circonda i giovani giocatori. Io sono un po' talebano da questo punto di vista. Ho avuto la fortuna di crescere in un settore giovanile che mi permetteva di farlo. Credo che i giocatori debbano essere allenati, ma debbano essere spronati. Io preferirei ringraziati, come ho detto a loro, ho usato un termine un po' più colorito. Cioè non mi piace coccolarli, mi piace supportarli, non mi piace coccolarli. Coccolarli perché c'è la legge Panda, che gli permette di avere sicuramente un contratto quando si parla di squadra senior per almeno 2-3 anni, ok? Coccolarli perché sono stato a vedere l'anno scorso le finali nazionali quando erano del 19, sono stato quest'anno a vedere le finali nazionali del 20 e ho visto i migliori giocatori di quelle annate, i presunti migliori giocatori in Italia di quelle annate, avere degli atteggiamenti che secondo me sono inaccettabili. Quello è il motivo per il quale io faccio questa premessa. Secondo me i giocatori, quando si allena il settore giovanile, devono capire chi sono, devono capire dove devono andare, ma dentro dei canoni di assoluta consapevolezza. Io lo so che non è facile, perché già all'università ci sono gli agenti, ci sono i genitori, ci sono i giornalisti che scrivono che quel giocatore ha vinto quella partita perché ha fatto questo, quel giocatore ha vinto questa partita perché ha fatto l'altro. Credo che questo sia deleterio per la testa dei giocatori, che devono capire che il percorso per diventare, per fare questa passione un lavoro, sia molto più lungo del fare una partita importante. Quindi creare giocatori, secondo me, all'inizio vuol dire creare giocatori a livello di mentalità e a livello di atteggiamento. Il più grande complimento che mi è stato fatto anni fa, quando allenavo il settore giovanile a Siena, era dire che i miei giocatori erano allenati. Cioè che potevano essere messi in un contesto dove si poteva dirgli qualcosa, ok? Questa sembra una predica, non è una predica a voi, una predica a me, una predica al sistema, credo che sia la base di tutto, perché senza questo non si va da nessuna parte, perché poi io vi posso far vedere che si difende guardia aperta, guardia chiusa, vi posso far vedere che si fanno i cambi, vi posso far vedere che si fa a fondo su interrop, ne possiamo parlare anche una settimana. Ma se i giocatori non hanno la consapevolezza di chi sono e non hanno l'atteggiamento e la vitalità per farlo, noi iniziamo a avere dei problemi. E dico noi perché poi quando da qui si passa qua, non so quanti di voi lavorano qua, ogni anno arrivano, perché le regole fanno sì che arrivino sempre giocatori che hanno l'atteggiamento che a me personalmente, poi sicuramente posso anche essere antico, non è congeniale a quello che serve per fare pallacanestro a un livello decente. Ok? Ci sono domande fino a qui? È chiaro il mio disavuto. Perché consapevolezza? Perché a livello difensivo, rispetto a quello che ha detto Michele, ci sono dei giocatori che sono in grado di avere un strabordante talento offensivo che non può essere affinato, ma non può essere insegnato, e non può essere insegnato a tutti. Ok, quindi in attacco ci sono persone che sono in grado di fare determinate cose, in difesa il numero di persone che riescono per atteggiamento e mentalità a fare quello che l'allenatore gli chiede sono sicuramente un numero maggiore. E la consapevolezza fa sì che anche un giocatore che non voglio chiamare mediocre, ma non un super talento, possa ritagliarsi un posto in una squadra. Allenatori molto più bravi di me, quando costruiscono le squadre, riservano sempre almeno 1-2 posti per gli specialisti difensivi. Cioè Cerella gioca in una squadra che oggi è l'unica che rappresenta l'Italia nel mondo, nell'Europa cestistica. Cerella non credo che sia un giocatore di straordinario talento offensivo, però è l'unico che è stato riconfermato in una squadra che prova a vincere lo scudetto.
questo è un esempio, per dire che a livello difensivo la consapevolezza di sapere chi siamo e che cosa dobbiamo fare si può anche tagliare uno spazio per avere un posto di lavoro quando si parla di lavoro assieme, ok? I principi che mi piace avere, visto che si parla di categorie giovanili, ma è la stessa cosa che io ho adottato anche il fatto che la mia squadra era mediamente molto giovane, è il discorso dell'aggressività. Quindi l'idea di avere nella pressione sulla palla soprattutto una grande aggressività. Se si passa da principio a campo in maniera molto rapida, se si ha la fortuna di lavorare o all'interno della seduta dell'allenamento da soli con la scelta degli esercizi o con il preparatore atletico, nella seduta di preparatore atletico, una cosa che secondo me è di fondamentale importanza, ma stiamo un po' perdendo, anche perché non è una cosa naturale, è l'uso delle braccia. Ok? Quindi quando si parla di aggressività, l'uso delle braccia a tracciare le linee di passaggio è una cosa che fa aumentare o diminuire in maniera incredibile l'efficacia di una difesa. Quindi tutte le esercitazioni che io chiedo anche nel lavoro individuale, se qualcuno che può venire mi fa piacere, è l'uso delle braccia se ci dovesse essere un uso difensivo, l'uso delle braccia se ci dovesse essere la pressione sulla palla in questo modo, così come gli esercizi che si faceva sempre, ok, anche quando ancora giocavo io era l'uso delle braccia a tracciare la linea di passaggio da una parte o a cacciare la palla all'altra. Quindi l'idea che l'uso delle braccia non è necessariamente questo, lo sapete meglio di me, ma l'idea di muovere, okay, i due arti in maniera diversa. Questo è importante ed è fondamentale nel passaggio successivo, che è la costruzione della mia difesa di run and jump, okay? Quella di ingombrare il più possibile. Tante volte si parla di altezza dei giocatori. I giocatori possono essere alti perché hanno il collo lungo, per esempio, ok? Quello che è importante e quello che determina, per esempio, anche un buon rimbalzista è quanto non solo salta, ma quanto allunga le braccia. Quindi l'idea di aprire le braccia, ok? L'idea di avere un ingombro laterale in altezza in questo modo fa sì che un giocatore possa essere più o meno efficace. Così come se pensate alla palla, ok? In questo modo il fatto di avere le braccia lunghe ci permette di non necessariamente essere troppo vicino alla palla e quindi essere battuti, ma poter stare un po' più indietro e avere comunque una pericolosità importante. Quindi è ovvio che la lunghezza delle braccia non dipende da noi, ma è ovvio che l'attitudine a usare le mani, a usare le braccia, marca significativamente l'aggressività che vorrei avere sulla palla, ok? E questo è importante. Basta. Questa è una cosa che dicono a tutti i corsi allenatori, ok? Assolutamente. Quello che cambia è come fare. Un conto è dire pressa la palla, un conto è dire come pressare la palla. Pressare la palla vuol dire, secondo me, se la palla fosse qui, io devo difendere anche il canestro, stare sotto la palla qui con i piedi, secondo me, è una stupid pressure, cioè è una pressione sulla palla che non serve, perché è una zona del campo dove io, a meno che non abbia fatto un raddoppio, rischio di essere battuto, rischio di fare un fallo e non mi interessa avere pressione sulla palla qui. Mi state seguendo anche se nessuno è in campo, ok? È ovvio che da qui in poi mi interessa avere pressione sulla palla, perché qui si entra in un range dove i passaggi possono essere molto efficaci, le persone possono avere un raggio di tiro importante, ok? Per quanto riguarda i principi, ho visto un tweet proprio due giorni fa, tre notti fa, c'è stato il record NBA per numeri di tiri da tre punti, 25 su 45 dei Cleveland Cavaliers. E se non sbaglio, Agrigento, mi sembra, ha vinto la partita, no, Recanati, di A2 ha vinto una partita con 20 canestri da tre punti segnati, ok? 20 canestri, sono tanti, bisogna farli. Ma perché vi ho scritto San Antonio Spurs? Perché ho visto un tweet qualche giorno fa dove diceva il motivo per il quale San Antonio Spurs sono la miglior squadra del mondo, la miglior organizzazione del mondo, è che in attacco tirano, come si chiamano i long two, cioè tirano da qua, che dalla legge di San Antonio, se vi ricordate, fece un clinic su questo in attacco.
per caratteristiche, quindi per le caratteristiche individuali, e ricalca quello che ha detto Michele, cioè Tim Duncan può segnare da lì, non tira mai da tre, non può segnare da tre, ma può tirare da lì, quindi il numero dei canestri che vengono segnati da due rimarca le caratteristiche individuali che ha quella squadra. Okay. A livello difensivo sono la miglior difesa del mondo perché negano il tiro a tre punti e proteggono il ferro. Okay. Questi due principi sono principi che io utilizzo qua. Vi ho fatto questo esempio non per farvi pensare che uno è uno figo o non è uno figo, per farvi pensare che quello che fanno i migliori al mondo sono cose, non dico semplici, ma che possono essere dei principi da percorrere anche nelle categorie giovanili, ok? Negare il tiro da tre punti e proteggere il ferro, lo scrivo qua, no tre punti, no ferro. La domanda ve la faccio io, così non vi addormentate, perché? Perché questi due principi? Perché cercare di percorrere queste due idee può avere un'efficacia per avere una buona difesa, quindi... Sì? Ok, sì? Cioè, ci arriviamo di traverso, ma giusto? Giusto? Ok, ti aiuto. Ha detto perché sono le due cose che i giocatori vogliono fare di più o sanno fare di più. Ti faccio una domanda al contrario, ci arriviamo insieme, per questo che mi piacerebbe fare una cosa sperimentale. Io l'acqua me la sono presa e non ho problemi a parlare interrottamente, ok? Però mi piacerebbe coinvolgere. Sì, allora, secondo me quando uno tira da dentro lo smile, deve controllare, la percentuale è molto alta o molto bassa? Siamo d'accordo che è molto alto, ok? Per poi ciò, area, sono adesso le scelte più immediate. Ovviamente siamo 70%, ma percentuale molto alto, ok? 3 punti? 30. Quindi mettiamo 60, dai. 30, ok? 30 è nella media. Quello che cambia è l'impatto del tiro a tre punti. Okay? Il tiro a tre punti vale un terzo in più. Quindi se vi affidate alla statistica e vi piacciono i numeri, cioè per fare 12 punti bisogna fare 6 canestri da 2, ma non bastano 6 tiri. Ok? Per fare 12 punti servono solo 4 stili da 3, cioè l'impatto del canestro da 3 punti sul punteggio è veramente molto alto. Quindi è ovvio che uno può pensare, io alleno le giovanili e posso anche praticamente speculare su questo aspetto. Io sto parlando di costruire giocatori, creare giocatori che possono avere l'attitudine a fare un determinato tipo di percorso, perché poi l'anno dopo giocheranno contro le Canati che segna 20 volte da 3 punti. 20 per 3 fa tanto, tanto tanto, ok? È ovvio che è un caso, è ovvio che è un record, ma è ovvio che è scientificamente provato, perché è uno studio che abbiamo fatto sia a Siena, ma che è già stato fatto ad altissimo livello. Ci sono studi, cioè ci sono NBA Analytics che fanno solo quello. Le squadre che sono in vantaggio hanno la possibilità di vincere se nel quarto periodo non concedono tiri da tre punti, non concedono canestri facili dal due, che possono essere le palle perse che producono i contropiedi. Quindi l'idea è cercare di abbattere questo e cercare di limitare questo, limitare, perché è normale che se uno non tira da tre può segnare da tre. Ok? Quindi quante volte arrivo a... No, ma infatti si parla di percentuale, ma a parità di numero di tiri si sta parlando di percentuale. Quindi
se io faccio 10 tiri, a qualità di conclusioni il numero di canestri che servono è minore, è ovvio che la difficoltà aumenta, infatti è ovvio che la difficoltà aumenta. Però io sto dicendo che lasciar tirare da tre è una scelta, ma è un rischio. Sapendo che quando il canestro da tre viene messo, il canestro da tre non ha solo un impatto sul punteggio, ha un impatto psicologico. Io per esempio, quando segno da tre, rientro facendo zona. Perché facendo zona può, male che mi vada, gli altri segnano da tre e mi siamo pari. Ma devono attaccare una difesa diversa, oppure faccio matchup, devono riconoscere una situazione diversa che se producesse un tiro forzato o una palla aperta, break 5-0. Non so se sto andando troppo in là, ok? Sono partito da una statistica, è ovvio che adesso segnare da tre, fare zona, sono già cose molto più evolute che una squadra deve avere in pancia, magari una zona non fa, ok? Però dico che il fatto del tiro a tre punti è una cosa che a oggi c'è, e quello che ha detto lui, e per questo che ho detto ci arriviamo di là, è importante. Perché? Perché se voi pensate alla vostra squadra in attacco, quante volte anche per numero di confusioni un giocatore si allena a tirare? Quante volte? Cioè di solito uno si allena a tirare da tre e o si allena a giocare su una volta. Ma quello che diceva Michele è che se io alleno una collaborazione di penetro e scarico, per esempio, ok? Nessuno vuole dire. Se io ne ho la situazione della mi viene a tirare i suoi giocatori, quindi li mette sull'arco dei tre punti, giusto? Ok? Quindi è un tiro da tutto. E allora la mia difesa dovrà essere pronta. Ed è il motivo per il quale la mia difesa, la mia idea di difesa, le nostre squadre. È una difesa di close up. Sempre di recupero, il close out difensivo, cioè a nessuno dei miei giocatori verrà chiesto, se non sta difendendo sulla palla, di avere la guardia chiusa, mai nessuno. E adesso vi spiego perché. Sarà sempre una difesa di recupero, perché io voglio arrivare a avere una mano, quindi voglio provare a invitare un'altra penetrazione o un altro passaggio che permette alla mia difesa di recuperare, ma quello che voglio fare è passare l'area e recuperare sul tiro a tre. Tutto questo per spingere la palla fuori. Ok, da qui, da questo 2/3 idee avrei bisogno di qualcuno per cercare di costruire qualcosa che abbia un senso. Qualcuno di voi viene? Fa piacere. Nel frattempo ci sono delle domande? Se no ve le faccio così. Scusa, difendere il canestro, difendere linea tre punti vorrebbe dire prendere il tiro da due, in poche parole, o no? Accettare il tiro da due, accettare. Un tiro dalla media distanza. Però il tiro dalla media distanza fa sì che mentre la palla vola, il mio non è che io non esco sul tiro da due, ma è ovvio che un passaggio che passa un gomito, passa un mezzo angolo, tutto si può parare, no, voglio dire, tutto si può parare, assolutamente, ma il passaggio che va a media distanza ha un tempo di recupero difensivo, ok? Io ci arrivo prima, quindi sono due passi meno, un passo meno, quindi è ovvio che una difesa perfetta non fa tirare, la difesa perfetta non esiste, ma non è che concetto, cioè non è che lascio, scusa, concetto, ma non lascio il tiro, perché comunque se anche la palla esce lì, no, ci deve andare, perché poi si entra nel discorso del fare taglio fuori, che è un'altra cosa che l'attitudine al taglio fuori difensivo mi sembra che si stia sempre di più perdendo, perlomeno per la mia esperienza. Io faccio veramente fatica a dovermi scervellare per creare esercizi per avere attitudine a fare taglio fuori, perché poi come il tiro da tre punti subito è devastante dal punto di vista psicologico, lo è forse ancora di più il rimbalzo offensivo, bene 22 secondi e poi subire un rimbalzo attacco, ok?
centrale, c'è cioè il pallone, va bene anche la mini basket. Più persone vengono, meglio. Lo sapevo. Cetti. Annunci. Che scrivere la palla fuori. Sono un No, io ho fatto se si tira male meglio. Sì, ho ragione. Mancava. Se questo è il campo, la mia domanda è, siccome Giuliano Gandolfo, quando mi allenava, diceva che la linea di fondo è tua amica. È vero. Ok? Cioè quando le penetrazioni vanno verso il fondo. Non dico che è un vantaggio, okay? Però è ovvio che lo spazio si riduce, i passaggi diminuiscono, è difficile il canestro, okay? Quindi tutto quello che è qua, io devo riuscire, devo provare a contenerlo con una capacità che possa essere quella di difendere uno contro uno. Perché attenzione, tutto quello che io vi sto dicendo può essere anche figo, può essere anche bello, magari uno può oggi uscire da qui e trovare una cosa nuova, carina, percorribile, poi comunque bisogna tenere uno contro uno, che sia zona, che sia uomo, che sia un raddoppio, per forza. È ovvio che per quello che Michele diceva essere il creare un sistema che possa portare tutti sulla stessa pagina e avere un obiettivo da condividere, credo che una squadra che difende bene fa vedere che è una squadra che sa giocare insieme, e il giocare insieme è ancora più visibile in difesa piuttosto che in attacco. È ovvio che l'attacco, il giocare insieme può essere visto dalla qualità e la capacità che hanno i giocatori di passarsi la palla, però è altrettanto vero che in attacco, come ho detto all'inizio, può essere viziata, non è un peccato, ma viziata dalla capacità che può avere uno o più di uno dei vostri giocatori di prendere un vantaggio. E una volta preso il vantaggio, la nostra capacità è quella di mettere gli altri giocatori nelle condizioni di mantenerlo questo vantaggio. Però se uno, e quando io allenavo gli under 17, la gente a volte diceva ma te alle giusto, e te hai l'ultimo possesso, lo puoi sempre giocare a Monaco. Ce l'ho, cioè è più bravo degli altri, è normale che l'ultimo tiro provo a farlo fare al miglior giocatore. Mi sembra che Jackson tendeva a dare la palla o a Kobe Bryant o a Michael Jordan, che poi decidevano cosa fare. Questa è una battuta ovviamente per dire che in attacco ci sono dei talenti. In difesa l'obiettivo è quello di cercare di occupare degli spazi in dei modi che adesso vi dico, per cercare di creare una difesa. Che sia uno con 5, ok? 5 è ovvio che è un'utopia, perché quando uno dice che il Piccherot si gioca in 5, è vero che il Piccherot si gioca in 5, arrivarlo a giocare bene a 3 già, secondo me sarebbe un bel giocare, a 4 benissimo, a 5 è più difficile. 1 contro 5 ve lo dico come provocazione, perché la mia idea è quella di non fare mai, virgola, ed è il motivo per il quale non difendo mai guarda chiusa, mai far vedere all'attacco, far capire all'attacco che ha la possibilità di giocare a un solo. Ma l'idea è sempre che chi il Monaldi di turno, il giocatore, il Michael Jordan di turno, che vuole attaccare la nostra difesa, deve vedere davanti a sé non lo spazio per attaccare l'anello debole della mia difesa, o non necessariamente l'anello debole, ma il suo diretto avversario, solo perché è più bravo di lui, ok? Questo perché la mia domanda? Se queste zone qua sono tra virgolette tutelate dalla presenza della linea di fondo, vedi? Quali sono le zone più pericolose difensivamente? Cioè quelle più vulnerabili? Centrale? Non sono d'accordo.
Non sono d'accordo perché? Perché se uno pedala da dritto per dritto vuol dire che io devo fare un cambio. E uno deve uscire. E uno è sicuro. Ok? Esatto. Ok? Hai una battuta. Ti viene in mente qualcosa? Dove può essere la palla in realtà? Può essere sul centro? Può essere posizione di guardia? Può essere posizione di guardia? Se ti ho tolto le penetrazioni sul fondo, quali sono le zone del campo? Quindi usando la parola inglese che è string, cioè quella di essere tutti collegati dalla famosa, dal famoso laccio, e usando un'altra parola inglese che è elbows, ma che vuol dire gomiti, la mia difesa e la costruzione della mia difesa si parte da massima pressione sulla palla, una pressione intelligente, l'uso delle braccia sulla palla e riempire i gomiti. Sempre, comunque, ovunque sia la palla, ok? Quindi se la palla è lontana e si può inattacco del sangue di senso e potete non essere d'accordo, cioè sicuramente continuo a essere d'accordo. Se la palla è qua, vedi come sarà la palla, quindi essere con i piedi fuori dall'angolo dei tre punti in una posizione che non vi sto a dire, non vi sa, può essere un braccio, può essere un braccio e mezzo, l'uso delle braccia per cacciare, e dopo che quando si parla di settore giovanile, alle 18 dovremmo già tenga la palla sulla pancia, che se io gliela devo cacciare, la palla sul campo e se è ancora il giorno che la rubino sul passaggio, perché non voglio prendere perdono mai, ok? Lo scrivo, non voglio prendere perdono, perché l'obiettivo è stringere la palla fuori e il backdoor favorisce la palla dentro e innesca una rotazione. Non mi interessa, cioè non voglio prendere perdono, non voglio prendere backdoor vuol dire che Marco e Francesco, devono creare triangoli, devono creare triangoli tra la palla e il loro attaccante, ok? Diciamo, devono creare triangoli. Se lui non crea triangolo, apparisce triangolo e crea una linea, siccome lui non è, non ha la stessa capacità e attività di andare nella sua direzione perché sta andando all'indietro, lui è vulnerabile sul vettore e a me non interessa, ok? Quindi lui deve creare questo diario, ma quello che ha fatto il Francesco prima non mi interessa, perché
triangoli devono sapere che non si prende per door e non si prende tagli davanti, perché dobbiamo spezzare il taglio. A loro sta la capacità a livello individuale, per caratteristiche, per reattività, per leve, per altezza, di aggiustare il triangolo. Ma faccio un passo indietro, perché loro devono stare con almeno un piede sul dorso? Scusa, ma è una difesa di posizione a questo punto? Esatto. Tutto parte. È una difesa di posizione. Tutto parte da posizione. È ovvio che poi il passo successivo è lavorare su, cioè allenare l'emergenza, perché è tutto bello quello che vi farò vedere, ma sicuro è bello quello che vi farò vedere, non è così. È quasi un principio di zona. È una zona. Infatti quando la gente mi dice ma quando Marco fa zona, chiama solo sì. Ma è la stessa difesa uguale, perché stiamo tutti dentro. Però non stiamo dentro il modello di Sumachiesh, stiamo dentro per legare il tuo, perché è una difesa di close up, ok? Adesso vi faccio vedere. Ma fatele, secondo me è più interessante. Cambio a seconda, allora cambio a seconda, ma ha un senso perché se allora i ragazzi under 18 si preparano al set, voi ragazzi under 18 giocano per cercare di vincere lo scudetto, se questo anziché essere un tiratore è un non tiratore, lui ha la capacità di fare questo e sa che questo recupero qui può essere tra virgolette leggermente ritardato, ma è un adattare la regola a una situazione, non si cambia la regola. La domanda però era un'altra, perché li mettiamo un piede sul gomito o tendiamo al codice? Francesco, bravo. Vedi, due braccia per tutti. Secondo voi, allora, Francesco, ma dici qua lui? Benissimo, ok. Quella fondo. E te chiudi il centro. Quella fondo. Paolo dice, non voglio avere ragione, però provate a fare una fotografia. Gli spazi cambiano incredibilmente, anche se lì può essere la palla sul questo fianco, il fatto di stare guardia chiusa e non guardia aperta è vero che lui la palla può anche non prenderla o sicuramente non la prende, questo anticipato, ma lui può penetrare e la palla arriva dove io non voglio, cioè dentro l'aria, quindi lui è soggetto a fare il fallo, lui perde. Se lui fa questo, è quello che io non voglio, assolutamente, non voglio aiutare, attenzione, questa è una bestemmia, cioè è una cosa che io adesso tra un secondo vi dico il contrario, non è che non voglio aiutare dal lato forte, non voglio aiutare dal lato forte da una situazione di questo tipo, perché non è niente. È esattamente il contrario. Attenzione, perché io non voglio fare come Marco, non voglio. Ma se io sono su questo argomento e io sono qua, io ci sono già. Se lui mi penetra addosso, penetrerà in una situazione dove Samuele mi difende sulla palla, voglio dire, Samuele deve riuscire a tenere almeno un palleggio, cioè l'obiettivo è puntare fuori, se penetra sul centro dritto per dritto non ci sono gomiti, non c'è niente, c'è il cambio. Ma se io spinge verso di me c'è un momento in cui io posso anche tornare sul mio, perché io adesso mi faccio vedere su tre persone, ma se una gara non è essere in basso, se lui penetra qui, io faccio
quello, ok? Chiaro? Ma Filippo non ha visto la possibilità di giocare uno contro uno al centro. Lui sta giocando contro la mia difesa, zonata, ok? Se la palla va a crescere a corpi, io voglio disincentivare le penetrazioni che passano attraverso il gol. Lo posso fare solo se ci metto qualcuno. Siete d'accordo con me? Anche quando attacchiamo la zona, quante volte abbiamo fatto gli esercizi di attacco alla zona, abbiamo messo i birilli e ai nostri giocatori diciamo, oh, quando arriva 2-3, quello che è, quando arriva qualcuno, le zone dove si può attaccare sono tra le due linee, tra la prima e la seconda linea, non è altro che attaccare tra il gomito e la prima attacca. O attaccare sul fuoco, siamo d'accordo? Siete d'accordo su questo? Io quelle zone vorrei provare a riempirle con dei giocatori che siano in guardia aperta. È ovvio, anche la cosa che sono qui, il suo triangolo rischia di prendere un taglio. Ok? Io questo non lo voglio, considerando però che siamo 6, poi saremo 10. Se lì, comunque sia, il mio uomo sarà dentro l'area, sempre, dentro l'area, perché da dentro l'area non tira nessuno, ok? Voglio provare a buttare la palla fuori. Ci siamo fino a qua? Domande? Ok. Ma no, io uso qualcosa, non ho niente da fare. L'aumenti perché butti la palla fuori, ma l'aumenti se non avvieni quello che dico adesso che è. Esatto. Il concetto di. No. Sì, ciao. Ma leggere il tiro non fa più nessuno, come esiste il tiro? Leggere il tiro. Se si parla di categoria del 18, forse ci sono già i pick and roll, penso di sì, ok? La situazione, adesso vi faccio vedere il principio base, ok? Ed è il motivo per il quale vi ho detto che non è vero che non aiuti dalla tua, ok? Ma se la vogliamo mettere anche in una situazione senior, l'unica situazione dove le mie regole difensive su pick and roll sono diverse è quello che è il drag, cioè il campo di transizione. Sono un pochino più piatto. Per aiutare i miei giocatori a entrare subito nella situazione, tutti mi prendono in giro, soprattutto Michele, ma uso i colori, ok? Quindi rosso se facciamo una difesa aggressiva di show, blu se facciamo un fondo sui piccoli laterali, piuttosto che altre cose che adesso vi okay? Do in pasto, poi uno le prende tutte dal cestino le tiene. Su piccherò in transizione, quindi sul drag, non vale niente, cioè vale solo una regola, che è il mio white, che è difendere su una penetrazione. Grazie. Applausi. Ciccio, se da qui alla fine non ci presenti, prendo a spaccio.
potrebbe, qualcuno di voi potrebbe scegliere di usare i campi sistematici, io per esempio. Qualcuno di voi potrebbe decidere di usare la protezione piuttosto che lo show. I piccheroli in transizione sono diversi perché rispetto ai piccheroli a metà campo non sai se c'è la più debole o no, perché non sai quanti sono arrivati, o non sai dove sono, non sai chi sono, ok? Quindi, siccome non voglio lottare, solo immediato, cioè che fanno canestro molto velocemente, non è abbastanza umiliante, cioè si ritorna al discorso dell'aspetto psicologico. L'idea di subire subito un canestro con un pick and roll in transizione con una palla battuta ha un effetto importante, e siccome adesso loro sono quando amore sono anche tutti coglioni, non è necessariamente detto che Francesco sia pronto ad aiutare, perché naturalmente in transizione Francesco non c'è, ok? È il motivo per il quale le mie regole in transizione, quello che sto pensiero, cioè io ho cercato di studiare la situazione e dico in transizione non può funzionare quello che funziona a metà campo, e allora io voglio considerare il piccherone, voglio considerare la penetrazione, perché il blocco che prende un vantaggio si trasforma in una penetrazione, voglio considerare la penetrazione di Filippo come una penetrazione normale che avviene senza blocchi, la chiamo bianco, che vuol dire mantenendo esattamente le mie regole. L'obiettivo di Davide è stare qui, ma Davide ha la responsabilità del rollante. Cioè, se lui perde, è una cosa più importante. E esiste la difesa sul corso di pick and roll, se c'è un pick and roll. Quindi Samuele è salvato. E se riesce a passare sotto, sotto io non vado mai, mai sotto, ma se riesce a disarmare questo pick and roll, cioè non c'è difesa più di volte, mi va a sa sua volta. Qualora, anche se Samuele è stato bravo, ma quanto bravo per avere un po' lui sopra il seno, Davide non attacca mai la palla, e sta sulla linea di volo, il responsabile della prestazione è lui, ok? Male fa un buon lavoro, la penetrazione è una curva, non è una linea retta, e su questa curva io sono pronto ad andare, ok? Se lui spinge la palla fuori, è la penetrazione che si fa, ok? Se attacchi fuori, ok? Lui arriva qua, io devo attaccare la palla, e qui la risposta è a lui, cioè è ovvio che il passaggio che io lascio è lì, quindi il passo, il pezzo che mancava a lui è Francesco, ok? Perché sono partito al contrario, cioè questi sono i principi della raneggiata, che io faccio, dicevo, under 16, tutto campo, quindi categorie giovanili, 12 giocatori, forse 8, 9, 10, qualche minuto lo giocano, c'è il tiro libero, si fa canestro rosso, come si chiama rosso e si pressa e si fa raneggiare, che ha questi principi, cioè si attacca la palla con forza, si attacca la palla con le braccia, si attacca la palla con il petto, ok? Quindi non mi interessa se il pallone esce lì, mi interessa come esce il passaggio. Se io alleno questo, quindi o quando arriva a prendere la palla, quindi questo passaggio è un diverso passaggio che stai andando là, ok? Noi siamo in questa posizione, okay? che devo fare male. Una delle cose più difficili da allenare e più difficili da far capire è quando i giocatori si devono fermare,
Samuele sta difendendo e poi sulla palla. Palle passaggio si chiama, palle passaggio. Diciamo no, per forza, ok? Quindi l'obiettivo, parla, non vi rompo le scatole perché ci sarebbe bisogno di più persone, ma è la stessa cosa che facciamo tutto campo. Lo potete decidere di fare ogni volta che fate un canestro, lo potete decidere di fare ogni volta che ci sono i tiri liberi, ma se chiamate una difesa di running jump ha gli stessi principi, cioè la palla entra in campo, uno la attacca, si forza la palla verso una zona del campo, si forza la palla a palleggiare e io voglio andare, cioè per verticale o diagonale profondo, io vinco. Loro hanno 8 secondi per passare la palla,
sarà metà campo. La situazione di rivista non è metà campo. L'obiettivo è questo. Allora, noi quest'anno la mia squadra, prima di essere generato, ha perso 6 partite di un punto e 3 di 3 punti. Ok? Una di queste è stata più 2 a Roma, a 5 sono andati alla fine, rimessa dal fondo loro, abbiamo preso Vettore, Boschi da 8 metri, ha tirato a pareggiato, si è perso su. Ok? Quindi vuol dire che non la puoi spiegare bene. Però l'idea sarebbe questa. Se mi dà la parola, in attacco non lo vuole, non è che succede la squadra. Però se mi ricordate quello scelto là, no per gol. Quindi valgono sempre le regole. L'obiettivo ovviamente è guadagnare spazio e di conseguenza successivamente tempo. Quindi è spingere la palla attaccante verso gli attori. Quando ci va a pescare, no? Cioè, per mandare invece più verso una zona dove poi ci si va a non voglio anticipare. Voglio anticipare. Anticipo solo e si parla di squadre senior, si parla di preparazione tattica alla partita, se voglio negare la recensione a qualcuno molto forte. Se in un momento particolare della partita c'è il perimetro avversario che sta facendo male, posso vedere le gambe, no, posso fare gesti, allora io sono tra Antonio e Filippo, Filippo è molto più forte di Antonio e io decido di stare così, e gli nego la recensione, ma la sua posizione non cambia, ok? Sta con il corpo a negare il taglio, anche se è così sano. Giocatore sulla coppia, comunque aperto, però gli ho levato, cioè c'ha solo due lì, invece lo mando verso il centro, c'ho entrambi da in campo, dato che tenere aperti potenzialmente più. Io in attacco, per esempio, voglio assolutamente che i giocatori ok?
mancano gioco. Io tutte le volte parto dall'attacco e ci metto in attacco per farti capire che di solito in attacco provo a giocare su quelle che sono le vulnerabilità della difesa. E di conseguenza la difesa prova a fare tutto. Quando qui la fare la difesa, io voglio che sia così. È il taglio rispetto alle fondi, in modo tale che se la palla arriva, io abbia la possibilità senza mangiare di vedere i passaggi o di strappare e attaccare. Ok? Io voglio, molto probabilmente è quello che ha fatto la rimessa, io la rimessa la faccio fare contro il pressing, per esempio al 4, ok? Che è qui nel mezzo, in modo tale che lui abbia due passaggi corti, uno qui e uno lì. Bene? Perché se è 5, per lo stesso motivo al contrario sono due giorni, sei in questa posizione. Per due motivi. Il primo, perché se Francesco segue lui, cioè il 5 in difesa segue il 5 in attacco, la regola. Il secondo motivo è che se lui non lo segue, perché stai dentro l'area, lui è libero. Ok? Quindi ci può essere un pressing, stai dentro l'area, lui potrebbe essere gli annunzi, per uno che non tira da te, non interessa. Ma come lo pressi da avere la possibilità anche di fare questo, è credo sia abbastanza difficile che la palla arrivi direttamente da Filippo, ma la palla potrebbe arrivare. Ok? Quindi è il motivo per il quale io in difesa questo lo voglio evitare. Perché passaggio passaggio la palla arriva in alto. Quando in attacco, specialmente le situazioni di early offense, cioè di attacco in transizione, la palla in ala si può fare tutto. Cioè l'obiettivo è mettere la palla in ala. Se loro mettono la palla in ala subito possono iniziare a fare qualsiasi cosa. E io molto probabilmente sono in ritardo perché ho piazzato i giocatori là. Seconda cosa, perché è vero che sembra una persona sul fondo, ma quando ti parla con la legge, e quindi sarà fatta, se lo fa, se lui tiene un modo di spingere fuori, no, assolutamente, ok? Ma se io innesco questa situazione e lui è qui e dovranno ruotare, questo giocatore potrebbe essere libero. E se la palla arriva là, io ho speso, ho bruciato tre difensori, parlando non posso andare a ribaltare la palla. Non è sbagliato. E noi dobbiamo allenare anche la situazione, perché molto probabilmente, come ho detto prima, dobbiamo allenare l'emergenza. Però per regola, per scelta, io cerco di spingere la palla sul centro. Per avere coerenza, che è la cosa che vi ho detto essere fondamentale nelle scelte, questo facilita i miei giocatori nella difesa da transizione. Cioè se non c'è un pressing, ma la palla è battuta sul ferro e c'è un rimbalzo difensivo, cerco di spingere la palla sul centro perché, come diceva Michele, dentro i prolungamenti dei gomiti è dove rientrano tutti. Ok? È come se io decidessi di attraversare la strada alle vecchiarelle dove non c'è nessuno o sulla Firenze Grosseto. Sulla Firenze Grosseto può darsi che qualcuno mi metta sotto. E allora se io spingo la palla sul centro quando uno palleggia, può darsi che qualcuno mi arrivi addosso e non ha la stessa libertà o capacità di spingere. Quindi se io gli chiedo sempre di spingere la palla sul centro, mi tolgo un'occasione di pensare, e mi hanno sulla mia pelle ho pagato che li facciamo pensare peggiore. Quindi questo è il motivo, ma non è sbagliato, non ha scelta. Io per scelta decido di far sempre così, in modo tale che ci sia la stessa. Una cosa che non hai fatto, scusa, la difesa sui pick and roll, la difesa schierata? Ah, ho anticipato. Sono qui, ma diciamo. Allora, aggressività, pressione sulla palla, 1 contro 5, area, close out difensivo e pick and roll. No, su close out, cioè fai uscire su. Yeah.
passaggio. Il primo che aiuta, aiuta sulla palla, che è l'aiuto che prima ha fatto Marco, è Coniferto a fare male, cioè a ascoltarsi, ok? Che l'obiettivo è creare un muro di giocatori intorno al, al rettangolo dell'area, ok? Negli Stati Uniti lo chiamano Nail perché c'è il famoso pallino, cioè nel tiro libero qua c'è un pallino e la scelta di che non deve aspettare la palla, deve attaccare la palla. E se io attacco la palla posso, o perché gli do una pentata, o perché ho le braccia in questo modo, far uscire un passaggio non smarcante, ok? C'è cioè un passaggio più brutto, o lui per ricevere questo passaggio deve fare qualcosa. Quello che dici te adesso non è vero. Se Marco ha fatto il primo aiuto, mentre la palla vola, Marco si condiziona per fare un altro aiuto. Ok? E quanti passi dovresti fare? Uno. Ce la può fare chi? Un passo. Ok? La seconda cosa è che quello si chiama inverso, cioè il passaggio all'assist. Più a qualità questo passaggio, più dovrà la probabilità di fare canestro. Ho 10 minuti. Andiamo fino a 10:45. No, no. Vabbè. quindi più qualità ha questo passaggio, più qualità avrà questo passaggio. Allora, è lecita ed è assolutamente pertinente e felicente perché se io esco e con questa mano disinibisco il passaggio in angolo, sicuramente Samuele ha più tempo per recuperare. Il tempo per recuperare quindi più tempo di riavere il posizionamento di prima. Il posizionamento è la base di tutto, ok? Vado avanti, sono 10 minuti, basta. Allora, come ruotiamo sull'esterno l'avete visto? Quando la palla entra dentro il nostro primo schermo fatto da tre persone è una rotazione abbastanza classica, cioè il 5 o il playmaker che è nella posizione del 5, cioè dove andare adesso, aiuta fuori dallo smile per due motivi. Il primo perché è una regola arbitrale, perché se aiuto e sono dentro posso o farmi fischiare un fallo o aspettare di prendere la palla dalla retina e fare la rimessa. Quindi aspettare fuori dall'area. Se ci fosse il momento, se io non posso, no. Se ci fosse una penetrazione qualsiasi essa sia molto gente che va profonda, lui arriva sempre o a limite dell'area, mai fuori, ok, mai laggiù, arriva al massimo un passo fuori. Se fosse una penetrazione centrale arriva qui e tutti vuota la diagonale, vuota la diagonale perché se è nuovo non si è nuovo. Sei in mezzo a due perché il primo foglio che abbiamo scritto è vogliamo spingere la palla fuori. Spingere la palla fuori perché è vero che uno degli obiettivi è togliere e diminuire il numero di altri punti, ma se lui sta sul marco di finito e Lorenzo taglia. Questo non è un tiro da 3, ma rientra nella categoria dei tiri da 2 ad altissima percentuale, che molte più persone sanno fare rispetto al tiro da 3. Quindi, nell'assoluta necessità di poter scegliere, è ovvio che noi vogliamo proteggere il ferro. E quindi tutti ruotano dentro. Perché? Perché se lui fa tale, mai si muove dentro, la palla fuori, ci va dentro. Ci va. Francesco, vai, esatto, battuto, non ti preoccupi più della palla. Bravo, io voglio mandare, mi fa piacere. Oh,
volta che sono partito non ho nessun motivo di correre dietro, perché non posso farmi niente. Allora devo andare a cercare il modo di buttarmi su una linea di passaggio. Sistemate su tutte le situazioni? No, sì. Ah. Però sì, adesso parliamo solo di più. Poi no, io sui laterali con 5, però io allenavo gli annunci 2-3-8, non lo posso mandare in pasto ogni situazione un cambio. Il motivo per il quale non faccio cambio sui drag, sui
però in transizione, è che non voglio dare all'attacco la capacità di lettura immediata di dire mi basta fare un blocco che loro cambiano e il mio migliore palleggiatore attacca a 5, no, direttamente. Ok, però se lo cambio è Marco il fermo che ora mi sono andato là. Cambio, vai, cambio, cambio, vai, stop. Ok, mi piace rompere le scatole sul fatto che noi abbiamo la responsabilità di dare delle consegne e allenare le consegne. Ok, io alleno in inglese, quindi non dico termini in inglese, però switch il cambio, 45 è l'angolo di cambio, ok? 45, cioè il cambio piatto non esiste per me. E il cambio piatto è un difetto. Perché? Perché se io c'è un attacco, lui può comunque continuare con il tempo di penetrazione. Filippo se ha la palla in mano, naturalmente è bravo, se non ha la palla in mano non darsi di luce. Allora, quando io andrò all'attacco chiedo a Filippo di attaccare il fianco del lungo. Attaccare il fianco del lungo vuol dire provare a prendere un fallo, comunque invitare la palla ad andare verso l'area. Io invece voglio puntare la palla fuori. Non voglio fare 90, cioè torno un attimo indietro, scusa Antonio, Marco stai con un piede e vado a vedere l'area. Se io cambio così, Filippo splitta, può splittare. Non è uno show, non sto organizzando la mia difesa di show. Quindi vi dico che le consegne sono 45 perché voglio costringere la palla a fare un palleggio di allenamento. Solo uno, non mi interessa altro. Quindi se hai capito Marco, non mi sento di fare, devi stare a 45 perché non questa è la prima regola, vado veloce perché abbiamo già finito. Se non volete più ascoltare andatevene, io altri 5 minuti continuo. Chi difende su Rolando, cioè Samuele, non va mai sotto. Non voglio che vada sotto. Perché è vero che se il lungo rolla a balanna, come si dice, si diceva anche nelle riunioni di Eurolega, sarebbe fallo in attacco. L'avete mai visto rischiare? Io no. Quindi io voglio che lui sia sopra. Sopra Antonio a guardare la palla, a guardare la palla, nessuno mai dovrà essere chiuso alla palla. Perché? Perché se lui ha fatto un buon lavoro a 45 gradi, la palla non può arrivare al 5, non può, perché se ci arriva non abbiamo fatto un buon lavoro, petto e braccio, ok? Perché se Francesco fosse in campo, non potrebbe fare 5, si sbraccia. E pensare di Francesco fosse un giocatore più grande di Samuele, okay? Io voglio organizzare un cambio a tre, quindi Franci vai a difendere sul lato di Francesco, per favore. Francesco deve essere in attacco. Adesso Samuele è più grande di Francesco, quindi allenando una cosa che è alla base della difesa e che io ho trascurato colpevolmente, che è parlare, ok? Loro devono avere la capacità comunicativa di capire se quello è un cambio a due o un cambio a tre. Cioè se Samuele non è Samuele, ma è Corbi, cioè uno piccolino, sono io che è un playmaker, io non mi tengo il 5 fino alla fine, ok? Me lo tengo fino a che chi è in angolo se lo prende a posto mio, perché voglio cercare di ridurre il mismatch e mandare su 5 il giocatore più grande possibile, che non può essere il 5 perché sta marcando la mano, ok? Se te sei andato a cioè adesso l'attacco cosa può fare? Unire il cambio è come fare canestro. Fai canestro. Come si fa a fare canestro? Tira. 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 Non ho capito. Non ho detto nulla. Cioè se voi siete l'attaccatore dell'attacco e dovete battere la mia difesa, che cosa chiedete ai giocatori di attacco? Quindi andare lì. Non lo so, io quello è una domanda. È una tavola rotonda, così almeno lato debole. Non deve partecipare e non andare lì. Mandare la palla sul lato debole. Quindi la colpa. Sì. Ah, ma sul tipo. Voi siete in attacco, io ho cambiato, fate di canestro. La passinale la deve. La passinale la deve. È una delle due. Ok? Qui? No.
più conto, giusto? Risiamo nelle regole, bene? Chi è più conto? Samuele difende tre quarti sopra, sempre aperto, sempre. Quindi la prima prerogativa è che il 5 degli altri sia un giocatore di tipo basso. Non sempre succede. Non sempre succede. Ok? L'altra cosa è che Samuele finisce solo la e ci sono delle penetrazioni o dei tiri, io non prendo mai rimbalzo difensivo, mai, ok? Quindi non voglio andare davanti, voglio andare tre quarti sopra, che è quasi davanti, ma quasi davanti perché se mi sono usato, se la palla deve tornare, o c'è, deve essere la palla che vedo, o non importa che lo fai, ci posso guardare la palla sul lato debole. No? Il play attacco in lungo. La maggior parte delle volte l'attacco si mette in lungo. Questo ve lo dico a tutti i livelli ed è scientifico. Infatti in attacco quello che chiedo ai miei giocatori è di fare almeno un passaggio. Cioè passare la palla veloce o a Francesco o a Corvi, aspettare che il 5, ok, entri dentro per rimettere la palla in punta, adesso attaccare perché attacco un close out in modo reale. Oppure spesso le difese non è la mia scelta, quando la palla esce, e secondo me è una follia perché tolgo, ma non perché non lo faccio io, perché in questo caso tolgo il giocatore più grosso, quello che stoppa, quello che prende le rimbalzi da tutte le rotazioni. Ok? Quindi questa è un'idea. Però se la palla rimane lì, io voglio attaccare, io sto difendendo il 5 con i miei due giocatori dei gomiti, che riempiono i gomiti, cercano di in qualche modo dissuadere le penetrazioni sul gomito. Quello che deve fare il 5 è una cosa che rientra nei cambi. Quante volte? Sono due cose molto rapide. Quando io sono in attacco, e l'ego dei giocatori in attacco è molto grande, soprattutto quelli con la palla, sono gli unici che possono fare canestro, fa figo segnare in faccia a lui, ma proprio tanto, perché lo vedono fare in televisione. Quindi spesso il tipo comincia a stufare il giocatore e poi a cercare di andare in faccia, ok? Io non so quanto bravo sia fisico, ma siccome devo allenare tutto, chiedo a Marchi stare con i piedi fuori dalla mia. Cioè, non mi piace sentire che il giocatore mi va a prendo la bomba e Marco dice, c'avevo il braccio alto e ha tirato lo stesso. Ha tirato perché ho il piede di un arbitro. Se uno ha il piede con il arbitro punti, non tira. O se tira, tira da 8 metri. Ok? Quindi io mi fido di Davide, di Francesco, di Marco, di Francesco. Quindi l'obiettivo del 5 è negare il tiro a tre punti, che non vuol dire stare dentro sul piede, vuol dire stare con i talloni sulla tre punti in braccio. Gli altri sono in quella posizione. Se vogliamo parlare di pallacanestro più evoluta o vogliamo decidere che la nostra difesa, l'under 18 verso il 6, è sempre questa, e si parla di tra virgolette tattica, posso anche decidere che dopo ogni cambio rimando la palla sul lato. Quindi questo è un altro vantaggio che la mia difesa ha, cioè cambio
nego l'arco dei tre punti e chiedo a Marco di mandare sempre la palla a sinistra, sempre. Ok, quindi rinego la possibilità a dei giocatori di andare a destra, sapendo che ci sono dei casi in cui mando forse la palla sul lato migliore rispetto a chi attacca, perché ci sono dei giocatori, tantissimi giocatori destrorsi che attaccano meglio mano sinistra, salvo poi non saper finire di mano sinistra, ma il primo palleggio forte ce l'hanno sicuro perché hanno il piede forte che è il piede perno a sinistra. Ok? E questa è l'ultima cosa che io chiamo giallo, ok? Quindi ho detto pochi colori. Quando io chiamo giallo, il livello di comunicazione è molto alto e si parte da un posizionamento difensivo, l'ultima cosa che posso fare è cercare di aiutare il mio 5 blizzando la palla. Cioè io ho cambiato, l'attacco si ferma, l'attacco prova a capire quello che succede e Davide attacca la palla. Che tipo di titolare ha? Ed è la stessa cosa che abbiamo fatto prima, che era il bianco sulle penetrazioni, è diventato giallo sul pick and roll, ma è la stessa roba. Cioè se la palla viene fuori, Samuele va qui, poi se Francesco e Marco hanno un pochino capito, chi ci va in angolo? Questo perché? Perché l'obiettivo è ridurre il gap e allora rimando il 5 con 5. Domande? Lo rifacciamo questo? Rifatto. Scuola tutti, ok? Se si può andare a destra,
ciliegina, la ciliegina sulla torta. Prima cosa, buon appetito. Mi avevano detto di finire a 45 e sono 43, quindi mi ritengo 2 minuti in anticipo. Ok? Io posso ancora chiacchierare. No, la cosa più importante rispetto a quello che vi ho detto, e la cosa che mi preme di più, non è né convincervi, perché non c'è niente da convincere, ognuno fa quello che vuole. Vi ripeto, ci sono allenatori che hanno vinto scudetti facendo esattamente una cosa diversa. Quello che mi preme dire è che secondo me stiamo oggettivamente facendo uscire dal settore giovanile dei ragazzi, e mi ricordo al primo discorso, che non hanno capito bene cosa serva per provare a fare questo di lavoro. Serve umiltà, serve ambizione, serve sacrificio. Quello che manca, ma non è mancato a me o meglio, non è una cercare di trovare scuse, sono stato esonerato perché io odio le colpe, assolutamente. Ma parlando con altri allenatori, tanti, nella stessa categoria, cioè una categoria dove i giocatori italiani giovani sono molti, il livello di autoesigenza è sotto la sufficienza. Sotto la sufficienza. Ok? Non si può insegnare a chi non vuole imparare. L'obiettivo è cercare di portare i giocatori a idea di capire che serve umiltà, sacrificio e lavoro per costruire qualcosa che possa essere anche diventare uno specialista per la Serie B, che oggi è la terza lega nazionale, con la consapevolezza di sapere quello che serve all'interno di una squadra. Io credo che per chi fa settore giovanile, l'ho fatto anch'io per anni, sia la cosa più importante, creare dei giocatori che abbiano la mentalità per fare corpo, fare maglia, per fare rosso, blu, giallo non mi interessa, ma per riuscire a mettersi un paio di scarpe, stringerle e entrare in campo. Nello sport purtroppo stiamo combattendo in questo momento, ma non più tardi di un mese fa Pirlo, che è un giocatore che non si chiama un cretino, ha postato una frase che dice: quando lui era giovane entrava negli spogliatoi e sapeva i capelli che gli tagliava, sapeva l'orecchino che lo strappava e doveva portare le borse per tutti, era contento di farlo, ma oggi abbiamo i ragazzi che si mettono i capelli, che si fanno i tatuaggi e che si fanno i selfie. Non è una colpa, è il mondo di oggi. Io dico che per fare pallacanestro bene bisogna cercare di trovare un po' di valori che stiamo perdendo, e questa è una responsabilità